Ciao, in questo video tutorial ti spiego come sostituire una MC800 alla A6F utilizzando il nostro kit d'adattamento. Come sempre, se il nostro video ti è stato utile, metti mi piace sotto e iscriviti al nostro canale. Ancora prima dell'acquisto, guarda le immagini seguenti. Ti faremo vedere una A6F in modo tale che potrai confrontarla con la tua e vedere se effettivamente hai una A6F e le immagini dei ricevitori che dovresti avere, in modo tale da assicurarti che tipo di ricevitore radio NICE tu abbia. Allora, prima cosa da notare è che tra la A6F e la MC800 le morsettiere sono diverse, quindi dovrai realizzare nuovi collegamenti. Nelle immagini seguenti ti facciamo vedere i due schemi a confronto. Li troverai anche in una guida cartacea che abbiamo messo all'interno del kit sostituzione in modo da agevolarti. C'è da notare una cosa: sulla MC800 gli ingressi sono denominati AUX 1, AUX 2, AUX 3 e AUX 4. Questo perché sono programmabili, sono associabili a diverse funzioni e dovrai utilizzare AUX 1 per l'ingresso fotocellule. Ti spiegherò adesso come. Nella condizione di prima accensione vi troverete così con L1 e L2 lampeggianti lentamente, significherà che la centrale è vergine, non è stata programmata, è in attesa di programmazione. La prima cosa da fare è dire che l'ingresso AUX1 diventa un ingresso per le fotocellule. Questa cosa si fa molto semplicemente premendo il tasto PRG e aspettando che il LED LP diventi rosso, cioè si accenda, scusate. Ok, adesso abbiamo stabilito che l'ingresso AUX1 è abilitato per le fotocellule. Ora, senza collegare ancora le fotocellule, dobbiamo effettuare un ponticello fra il 4 e l'8 della morsettiera. Il ponticello serve a simulare che il circuito delle fotocellule è chiuso, quindi dopo voi rimuoverete il ponticello e attaccherete il circuito delle fotocellule. Adesso dobbiamo fare quello che si chiama apprendimento dispositivi, vale a dire la centrale cerca di, no, cerca, capisce cosa è attaccato e quindi in quel modo setta gli ingressi. Questo apprendimento dispositivi si fa pigiando insieme il tasto Open e il tasto Stop Set, fin quando L1 e L2 non diventano lampeggianti molto velocemente. Ok, stanno lampeggiando velocemente, posso rilasciare. Il LED LP lampeggia un pochino e la conferma dell'avvenuta apprendimento avviene guardando il LED relativo all'ingresso 12, che è lo stop, e il LED relativo all'ingresso 8 delle fotocellule che adesso si è acceso. Questo significa che il circuito delle fotocellule è chiuso, sta funzionando. Infatti, se io adesso taglio il ponticello, il LED relativo all'ingresso 8 si spenge. Adesso, quando avrete collegato le fotocellule, passando la mano davanti, il LED 8 si spengerà e si accenderà. Quindi quando impegnerete la fotocellula il LED sarà spento, quando toglierete la mano il LED sarà acceso.
Ora abbiamo correttamente programmato la centrale, gli ingressi di sicurezza della centrale. Adesso non vi resta che collegare i motori, il lampeggiante, insomma, fare i collegamenti classici. C'è un'altra cosa che bisogna fare, utilizzando il nostro kit di adattamento, è recuperare la ricevente radio. A tal proposito voglio fare una nota, una sottolineatura. Il nostro kit di adattamento ti permette di recuperare la ricevente radio e quindi tutti i vecchi telecomandi. È logico che sarebbe sempre meglio acquistare il nuovo ricevitore e i nuovi telecomandi. In questo modo tu avrai svecchiato completamente la parte elettronica del cancello automatico. Però se hai molti telecomandi e vuoi risparmiare, col nostro kit di adattamento puoi fare questo. Se ti ricordi, nelle immagini precedenti ti abbiamo fatto vedere tre ricevitori radio che corrispondono a tre tipi di telecomandi diversi. Ora, non importa quale dei tre tu abbia, perché è importante che tu abbia questi, uno dei tre logicamente della NICE, ma questo connettore è uguale per tutti e tre, quindi la spiegazione che ti darò adesso vale sia in un caso che nell'altro ancora. Ora tu avrai un ricevitore radio fatto in questa maniera e un kit cavo fatto in quest'altra con dei puntalini da un lato e i fili dall'altro. Adesso la ricevente tu la devi guardare in questa maniera, sulle nostre istruzioni la trovi disegnata così. Ora, i primi due fori sono inutilizzati e quindi tu li lascerai stare. I secondi due fori sono l'alimentazione della ricevente e quindi tu dovrai collegarci il più e il meno. Non è importante il colore che connetti, è importante dopo dove vai a attaccare il filo corrispondente. Quindi io, per dire, scelgo giallo, lo metto al terzo foro, e il bianco, così a piacere, lo metto al quarto foro. Poi devi collegare il contatto che farà aprire effettivamente il cancello e quindi inserirai sul foro 3 il marrone, sul foro 4 il verde. Basta così per adesso. Ora, questi fili qua, non ti faccio vedere come metterli sotto ai morsetti perché significa spellarli e andarli a collegare, ma andranno collegati a l'alimentazione, e quindi noi avevamo fatto giallo-bianco, il primo è il più, il secondo è il meno, quindi il giallo andrà collegato al morsetto 4 e il bianco, che è il meno, andrà collegato al morsetto 3 della MC800, mentre in questa sequenza, perché devi rispettare il più e il meno. Mentre il marrone e il verde, che è un contatto, non devi rispettare alcuna polarità. Il marrone puoi collegarlo al 4 e il verde puoi collegarlo al 14, che è l'open della centralina. Quando schiaccerai il pulsante del telecomando, la ricevente radio ti farà aprire la centrale. Con questo tipo di collegamento che abbiamo fatto perdiamo l'antenna. Se tu avevi l'antenna che ti prolunga un pochettino la portata radio del radiocomando, va collegata nello stesso modo agli ultimi due fori. Quindi ti puoi procurare anche altri due puntalini e collegare l'antenna in modo tale da aumentare la portata radio del tuo radiocomando.